Gianfranco, ciao, ciao. eccoci ciao, qua adesso. per questa nuova intervista sul tema dell'intelligenza artificiale. Prima di eh, cominciare una breve presentazione, io mi chiamo Andrea Speralli, sono un traduttore e pubblicista freelance italo -cieco, vivo a Praga da 16 anni, mi occupo di politica, geopolitica, società e traduzioni. Commerciali e letterarie dal cieco, soprattutto dal cieco all'italiano. Oggi facciamo questa intervista, questa chiacchierata con Gianfranco per parlare di un tema che, di cui a volte capita di, di incappare nei media, ma del quale alla fine capiamo poco, ma che impatterà sta impattando, impatterà tantissimo la nostra vita. E vale la pena provare a capirne di più con chi ne sa sicuramente eh, più di noi. Allora, Gianfranco, a te la parola, se ti vuoi presentare un attimo, dirci chi sei. Sì, allora, ciao a tutti, mi chiamo Gianfranco Barone, sono un ingegnere e mi occupo ormai da quasi vent'anni di programmazione, in particolare eh, sviluppo di sistemi cosiddetti intelligenti. Eh, sono anch'io italo ceco, mamma di Cutnaora, quindi boema, papà siciliano, eh, ho vissuto 3-4 anni a Praga dieci anni fa poi sono tornato qui in sicilia eh, e però sono qui con la famiglia insomma però dico, mi lascio sempre aperta l'opportunità di tornare qualche volta vieni su regolarmente viaggi su e giù oh, guarda io è da um, 3-4 anni che non salgo Prima perché mi è nato mio figlio e quindi ero, era piccolino e non volevo fare il viaggio, poi c'è stata la pandemia, quindi già due anni che siamo bloccati. E spero il prossimo anno che si risolva un po' questa situazione. Così possiamo viaggiare più tranquilli e tutto. Quindi spero allora, di venire il prossimo anno, assolutamente. Allora, eh, iniziamo a parlare del tema di oggi. Innanzitutto, brevemente, perché a me personalmente interessa. Io come traduttore, come tanti altri traduttori oggi, uso i cosiddetti CAT, cioè il Computer Assisted Translation. Sono dei software molto più elaborati del semplice Google Translator eh, a pagamento, quindi professionali, che aiutano la traduzione, ovvero propongono delle, delle vere e proprie traduzioni trovano dei vanno a ricercare nelle traduzioni già fatte dei segmenti, dei brani, delle frasi uguali e in base a determinate percentuali di concordance, cioè di conformità, propongono eventuali sì, insomma, record già usati, eccetera, eccetera. Uh, dietro chiaramente c'è l'intelligenza artificiale perché, come tu poi ci spiegherai, oggi nel settore della traduzione, che è quello che mi interessa a me in particolare, ma ne vogliamo parlare più in generale, è un, uh, uno strumento uh, molto utile. Quindi questo diciamo è, è, è perché... Siamo partiti eh, a parlare dell'intelligenza artificiale. Io ti voglio chiedere, allora, intanto partiamo proprio dal, dalle traduzioni, se ci puoi dire un po' qual è lo stato dell'arte e anche rispondere a questa domanda inquietante che non solo noi traduttori, ma anche lavoratori di altri settori interessati dall'intrusione, chiamiamola così, di questa intelligenza artificiale, se eh, saremmo sostituiti fino a che fino a che punto, poi magari ti dirò la mia esperienza personale. Va bene. E allora, intanto domanda da un milione di dollari. Eh, perché questi sistemi, diciamo, come funzionano e perché sembra che non funzioni tanto bene, soprattutto per quanto riguarda la traduzione? Mm, diciamo che è il campo della traduzione, ma di tutto eh, il cosiddetto NLP, che sarebbe Natural Language Processing, ossia il processamento del linguaggio naturale, è un campo in cui questi sistemi non riescono ad avere delle prestazioni pari a quelle di un essere umano. Questo deriva da, soprattutto da una incapacità che hanno queste macchine di contestualizzare, non riescono a, ad andare oltre quella che è la semplice traduzione meccanica. Tu sai quando traduci, non è che traduci parola per parola o frase per frase, ma la tua traduzione viene da più lontano, da quello che magari hai letto una pagina prima. Eh, C'è un background di... dietro. C'è un background e tu praticamente interpreti quella, quella traduzione anche alla luce da, diciamo, di, di quello che conosci tu, della tua cultura. Eh, e questo le macchine non sono in grado di farlo. Quindi per rispondere alla tua domanda, diciamo che per ora i traduttori sono abbastanza al sicuro, nessuno gli toglierà il posto però possono utilizzare questi sistemi come dei supporti, magari fanno una prima traduzione grossolana e poi ci vuole comunque l'essere umano che è più perspicace e va a correggerla. E questo, diciamo, tut tutti i settori in cui occorre contestualizzare un po' quello che è la realtà, queste macchine al momento non sono in grado di farlo, io penso che per almeno altri 5-6 anni sicuramente non saranno... In grado di farlo. Ecco, qui ti interrompo un attimo perché mi viene in mente l'esempio di quando eh, sul web qualche servizio ci chiede di verificare che siamo degli esseri umani no? e a mm -hmm. volte ci mettono delle immagini, delle foto, chiedendoci: non so, spunta le foto dove c'è la macchina, o spunta dove vedi un cane e vedi sei quadratini, sei immagini e ti dici: ma è, è triviale, è ovvio che questo è un cane, questo no. Evidentemente così triviale, non è se la macchina, il robot eventuale quello che noi si. Quello che il servizio vorrebbe evitare, no? Che che magari okay, okay. Uh, sia, che, che sia un servizio automatico che lo fa, per... è, è, è quello di cui stavi parlando? Sì, uh, praticamente queste macchine sono molto brave ed hanno delle capacità superiori all'essere umano quando i contesti, o meglio, quando l'ambiente è limitato. Ad esempio, sono previste a giocare a scacchi, ma perché? Perché? I scacchi hanno un insieme di regole, e un insieme possibile di situazioni che sono tantissime che comunque sono, diciamo, eh, formulabili, sono eh, diciamo, possono essere pensate dalla macchina. Invece una cosa che la macchina non riesce a fare molto bene, per esempio la guida automatica, i sistemi di, diciamo, la Tesla e queste cose così, ancora diciamo, non riescono. E non riescono perché guidare che è una cosa che un essere umano di intelligenza media fa Bene, eh, la macchina non riesce a fare perché le situazioni gli imprevisti sono talmente tanti eh, che la macchina non è in grado di tecnicamente si dice estrapolare una soluzione quindi di eh, andare a definire sempre qual è l'azione corretta eh, c'è un video su youtube che è particolarmente interessante in cui c'è proprio una tesla che eh, deve superare un camion no eh, sì. fin, fin qua va bene, è una situazione standard, però su questo camion uh, sono presenti dei semafori, cioè quel, quel camion sta trasportando dei semafori che devono essere installati. Sì. E, e quello fa impazzire il sistema <ride> di guida perché pensa che c'è un semaforo e quindi si dovrebbe fermare. Sì. Per un essere umano lo contestualizza, dice non è certo. un semaforo quello, è un camion certo. che trasporta i semafori, non è niente Chiaro. di nuovo. Invece eh, diciamo, l'intelligenza artificiale, poi diciamo, non, non è neanche tanto intelligente, eh, impazzisce perché non sa cosa deve fare. Quindi la mente umana ha una capacità di adattarsi a quelle che sono delle situazioni nuove eh, ancora molto superiore rispetto a quello che possono fare le macchine. Eh, infatti a volte viene da dire che la sigla giusta più che IA per intelligenza artificiale viene dato così a dire da imbe imbecilità artificiale. Eh, sì. Altre volte invece è il contrario, perché io traducendo a volte mi si propongono delle soluzioni di traduzione che io rimango stupito dalla capacità di, di, di costruire delle frasi anche articolate. Altre volte invece mi dico ma questo servizio che, 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 che mi costa anche ogni mese qualcosa fa ridere e allora per alleggerire un attimo anche il, la nostra chat io volevo mostrare a uh, chi ci segue degli esempi simpatici buffi così giusto per ridere un attimo insieme allora vediamo se riesco a fare lo share Ok, vabbè, quello magari lo taglio. Ecco, ad esempio, in questo caso qua c'è una frase cieca dove c'è la parola, uh, c'è stato un errore: un typo invece di prah, che vuol dire polvere, ha scritto prah, che okay. invece è la soglia, e la mm -hmm. macchina non si è posta il problema. Si è, in tutto il testo si parlava di sacchetti per aspirapolveri. E lui ha tradotto per aspirare la soglia, perché ha visto scritto uh, Prach senza la C. Questo è un esempio. Andiamo sì. avanti, e questo è tipico di una incapacità di contestualizzare esatto, esatto, altro esempio. Questa è una sentenza slovacca dove per qualche motivo su loro dicono sud invece di sud, che è il tribunale. Ma sud in cieco vuol dire barile, botte. Eh, ma Andrea, ti interrompo però non si vede la... tua... questo tuo esempio, vedo solo la... lo schermo della directory. Ah, oh, aspetta. Ora lo vedi? Ok, ora sì, sì ora lo vedo. Okay. E quello prima l'avevi visto? No, quello prima neanche in realtà. Ah, eh, allora dobbiamo rifare. Okay. Vabbè, tanto sto pezzo lo tagliamo. Va? Okay. Okay. Allora, ecco, per fare degli esempi, qua c'è un, una traduzione che ho fatto dove il, il software mi proponeva aspirare la soglia. Perché? Perché non si è accorto che c'era un errore di battitura nella versione cieca, invece di prach, che vuol dire polvere con CH, era scritto prach, che si legge uguale, però si scrive senza il CH, che vuol dire soglia. E nonostante il contesto fosse chiaro, perché sono, erano sacchetti per, per aspirapolveri, lui ha tradotto aspirare la soglia e tanti saluti. Questo è quello, quello, quindi è quello che dicevi tu no? sulla contestualizzazione. Sì, sì. No, no, non riesce a contestualizzare, non associa l'aspirare con diciamo, l'aspirare la polvere e prende la prima parola che le sembra corretta come traduzione, quindi frac, soglia. Esatto. Un altro esempio, una traduzione legale, dove, una sentenza dove c'è la parola sud, però era scritta male, cioè senza la U lunga, in slovacco eh, sud è il tribunale, in cerco è sud, e il fatto che non fosse scritta con la U lunga, lui l'ha interpretata come sud che vuol dire barile, botte. E okay. quindi il tribunale supremo, la corte suprema è diventata il barile supremo. Qua si può leggere i, i pareri del barile supremo nelle decisioni dei barili della Repubblica Slovacca e così via. Okay, okay. E anche qui una mancanza di contestualizzazione. Esatto. Se si parla di leggi, poi è eh. chiaro che si, ti verrebbe normale, diciamo, un essere umano capisce eh, immediatamente l'errore che è un, un tipo della macchina. Nota. Questo è più qui si vede l'impronta dell'inglese perché Uh, se ho ben capito questi software traducono uh, dal io li uso principalmente dal ceco all'italiano, ma c'è il passaggio, c'è lo zampino dell'inglese nel mezzo, perché qua vediamo Prave, che voleva dire destro, perché si parla di una, i lati di una macchina, e invece lui ha tradotto come questo è giusto, perché appunto in inglese right vuol dire anche uh, giusto. Ah, questo, questo non ho capito perché. Uh, in cieco si dice mescolate, shakerati i tuoi drink eh, per, per uh, i tuoi divertimenti estivi così. E lui ha tradotto mescolare grandi bev bevande che renderanno le tue buffonate estive un po' più piacevoli. Allora, qui, qui fa ridere le buffonate. Qua, Okurkas Limetkow cetriolo con calce, calce. Boh, manterrà l'organismo idratato? ma boh, chi lo <ride> sa o oh, nutro qualche dubbio <ride> no infatti qua ecco qua si vede l'inglese perché non ha capito che l'abbreviazione cap cioè capitolo è, appunto stava per capitolo e l'ha tradotto come cepizze cioè berretto o <ride> cappello <ride> sì, perché sì, cap no? in inglese eh, è questo eh, eh sì questo, è questo viene da un contratto, no, da una visura camerale. La durata in carica, intesa come durata nella, nella carica di amministratore legale, lui ha tradotto come <ride> dobanabieni, cioè quanto tempo ci vuole a ricaricare un dispositivo, eh, eh, esatto. no? una batteria. Anche qui forse c'è un po' di inglese con charging. No? Probabilmente sì. sì, probabilmente sì. Ecco, questo qui siamo un po' nel volgarotto, però mi ha fatto ridere perché culovi cohout, cohout è il gallo, no? Esatto. Eh, è stato tradotto insomma con una parola volgare che però in inglese, cioè è preso dal, dal cock no? sì, coc in inglese, no? Cock in inglese vuol dire sia gallo che l'altra eh. cosa, ecco. Okay. <ride> anche senza leggerla fa ridere. Questo, vabbè, Spietni Esacritovat voleva, di voleva dire semplicemente riparare con un crit una parte della macchina e il software ci dà un buon consiglio. Copriti. <ride> Cop copriti. <ride> Andiamo avanti. Ecco, qua si vede benissimo l'inglese. VOLNE sensori, cioè sensori liberi nel liberi. senso non occupati che si possono usare, lui li traduce come sensori gratuiti, cioè come free. no? In inglese okay. free vuol dire anche gratuito. Questo mi fa pensare a un piccolo aneddoto quando andai negli Stati Uniti tantissimi anni fa e avevo il mio inglese scolastico con gli amici e chiedevamo, telefonavamo negli alberghi, non c'era internet, era tutto un altro mondo e chiedevamo se avevano delle camere free. <ride> e loro non capivano perché, <ride> sì, ma sì. perché vuoi delle camere gratuite? E noi volevamo sì. sapere se ce l'avevano libera ok, vabbè, qua, no, qui ha dato il meglio di sé ha tradotto Prusik che ora non mi ricordo sinceramente cosa vuol dire ma è un componente okay. piccolino come pappone vabbè, wow, pappone d'Alcova <ride> <ride> uh, Svetla sono gli uh, anabaglianti le luci anabaglianti però lui dice luci abbaglianti non salate eh? è non salate, non salate <ride> che se avete la pressione alta quindi, Stupacca uh, che è un poggiapiedi sostanzialmente, una specie di Piedi. sì eh, il picchio. Un picchio, un picchio. tra l'altro, anche qua il contesto era il manuale di una macchina, mm. cioè non, non si parlava di animali, di boschi, niente, alberi, niente. però improvvisamente compare sto picchio. Poco più avanti, Stupacca invece è il piedipagina, vabbè. Beh, già meglio perché comunque siamo vicini al concetto di Poggio, okay. già un po' meglio. Ah, vabbè. Stripovazzi ed Notka, l'interruttore <ride> dell'unità spogliarellista. <ride> Anche questo mi ha fatto tanto ridere. Vediamo qua altre possibilità. Ah, no. ah ecco, questo è interessante. Oddostaveni, cioè si usa in cieco per dire una macchina o un, un apparecchio che non è che è messo fuori uso, no? che eh, se ne impedisce l'uso o l'attivazione, è svezzato addirittura, <ride> perché c'è una parola simile eh, in cieco che vuol dire quello, e anche qua il contesto è andato a farsi benedire. L'epidopod pokladovou listu. Pokladovou volishtu è il listello del, del pavimento. È, però Poclad è anche tesoro effettivamente, quindi certo. incolla sotto la barra del tesoro. E qui ho pensato <ride> subito a Gollum e a, a te, al tesoro, no? <ride> Vediamo se c'è. Ah, qua è bellissimo. Prossime oyeiche per favore consegnatelo, consegnateli. No, lui implora il software, <ride> imploriamo per la loro consegna. <ride> ah, anche qua. Qui, qui poverino erano parole mescolate, c'era roba in cieco, roba in inglese, Android Car, che era in inglese e lui non sì, si certo. sa perché ha avuto questa, questo guizzo storico e ci ha messo lo zar Android. Allora ho pensato a questo, a, a questo futuro distopico in cui la Russia torna impero e c'è improvvisamente, viene nominato zar un certo <ride> Android. Credo sia l'ultimo, sì, ok, quindi chiudo lo sharing, torniamo su di noi. Cosa mi puoi dire, come me li puoi commentare allora, queste perle? Um, ti posso dire che è assolutamente proprio quello che dicevo prima, no, non è capace di contestualizzare la macchina, tra l'altro viene addestrata semplicemente a tradurre, quindi come, com, come vengono creati questi sistemi. Si dà una frase in italiano. Ad esempio, è una frase in inglese eh, e gli si dice: Guarda, questo è come in italiano, questo è come in inglese. Poi si prende un'altra frase e si fa così: diciamo, abbiamo diversi giga di frasi, magari 20 giga di frasi in italiano e i cor corrispondenti frasi in inglese. E poi dice ok, ora trova un modello matematico in grado di, se ti do una frase nuova, di andare a tradurre questa frase, quindi dall'italiano all'inglese secondo gli esempi che ti ho dato prima secondo i 20 giga di esempi che ti ho dato prima allora Questo... scusa se ti interrompo qua ricorderei la famosa traduzione di yes we can lo okay. slogan di Obama no? della campagna elettorale sì. di Obama che all'epoca ora l'hanno corretto, controllato su Google <ride> ma all'epoca Google Translate lo traduceva sì noi latine o noi <ride> sì. latina perché can è anche la latina in inglese o era o yes I can, ora non mi ricordo ma insomma scompariva Credo, sta latina sì, sì. esatto perché can si dice anche latina quindi c'è un'omonimia tra il verbo possia, potere e la latina e quindi la macchina come dicevo non è in grado di contestualizzare eh, non ha una cultura la macchina e mm, avere una cultura una diciamo una visione del mondo una uh, una Weltanschauung, dicono i tedeschi. Sì, eh, è fondamentale. E questo perché ti aiuta anche... Guarda, io ho letto l'altro giorno in un libro proprio che parlava di, di linguistica, c'era una frase che, eh, che era proprio un, un esempio perfetto. Aspetta se me la ricordo. Diceva, eh, tornando a casa, ho visto una cicogna in volo. Che è una frase in italiano. Okay. Però non si capisce se... Io stavo tornando a casa, ero in volo su un aereo, ho visto la Cicogna, oppure stavo tornando a casa magari a piedi, ho visto una Cicogna in volo. Se al posto però della Cicogna mettiamo, non lo so, la Sicilia, quindi sì. tornando a casa ho visto la Sicilia in volo, è chiaro che ero io sull'aereo. Certo. Perché? Perché io non, come dire, non guardo solo alla frase, alla, alla sintassi, so che la Sicilia è un'isola, sì. quindi faccio un'analisi un di quello che è quella parola e... Da questa capisco il senso della frase. La macchina non sa cosa, cosa significa Sicilia, cosa significa Cicogna, e quindi va così, a tentativi, a probabilità. Sì, sì. Eh, e per questo diciamo, l'essere umano ancora è molto più performante rispetto alle macchine. Ho perché... notato, ad esempio, un'altra cosa che mi provoca grandi, grandi bestemmie, è il T9, okay. no? il, lo, come si chiama, il sistema di compilazione automatica nel cellulare. Ho notato ad esempio che se l'errore, quando uno scrive, fa un errore all'interno della parola, lui spesso riesce ad azzeccare. Ad esempio, faccio, per, per spiegarci, se invece di grande scrivo non lo so, lui capisce che voglio scrivere grande. Ma ho notato che se invece l'errore è nella prima lettera della parola, mm -hmm. molto spesso lui proprio non va da tutt'altra parte, come se evidentemente avesse l'istruzione di cercare. Il typo dentro eh, la parola forse non lo so. Sì, perché eh, diciamo, o, o la faccio più tecnica. Molti di questi sistemi utilizzano il concetto di lemmizzazione, quindi in realtà non vengono addestrati con delle parole, ma con le radici delle parole. Quindi io, io non dico gatto, io dico gat perché con gatto vado gatto, gatta, gatti, gatte. Eh, quindi se io sbaglio la parte iniziale, più diciamo, sbaglio la parte iniziale più questa macchina tende ad andare in tilt, mentre sì, diciamo la parte capito. finale già sa un po' di che cosa sì. si tratta e tende ad essere più corretta. Però ieri ad esempio mi ha fatto ridere, volevo proporre a degli amici una data per un seratone e lui me l'ha corretto in serotonina, il <ride> che secondo me la, la dice lunga anche su, su come siamo messi in generale a livello di... Di società, non lo so, invece di sì. seratone dice fatti della seratone. Sì, eh, anche perché diciamo questi sono dei modelli probabilistici, quindi loro diciamo, scelgono la parola che secondo, secondo la loro funzione matematica rappresenta la probabilità maggiore. Eh, e lo fanno come? Studiando quello che scriviamo noi in genere, quindi prendendo i nostri dati, quindi come dici tu è anche diciamo, un sistema per misurare quelle che sono le, le parole più utilizzate. Quindi esatto, esatto. Anzi, della società, un'analisi sociologica. Eh, no? Esatto, era un po' inquietante questa eh. cosa qua, eh, quando ho letto eh, su Ma guarda, eh, tutti questi aspetti che sembrano un po' così da ridere, in realtà sono molto inquietante, anche quando tu dicevi che passa dall'inglese, non è una cosa banale, eh, nel senso che tutti questi sistemi di, di intelligenza artificiale praticamente sono sviluppati da 3-4 grandi aziende, qui c'è Google, uh, Facebook, uh, e poi c'è OpenAI che è un'altra società uh, molto forte, o inglesi. E questo crea una... Uh, com come dire.. Una sorta di uh, distorsione culturale, per cui si deve passare sempre dall'inglese, anche la traduzione. Noi abbiamo i modelli molto efficienti di traduzione dall'inglese in un'altra lingua, non abbiamo dei modelli diretti, ad esempio, italiano cieco. Quindi noi traduciamo o oh, ceco-italiano, quindi facciamo ceco inglese e poi inglese-italiano. Sì. Eh, e questo da un punto di vista anche strategico, di politiche, ci fa vedere quanto l'Europa, da questo punto di vista, è debole, la Cina sta recuperando molto però diciamo, lasciare completamente il campo uh, su queste tecnologie che sono molto, molto importanti a Cina e Stati Uniti non mi sembra diciamo, una corretta strategia politica, dovremmo in qualche modo intervenire, poi io non saprei come, però dico qualche cosa si dovrebbe certo. fare. Certo, questa è una notazione molto interessante da un punto di vista di geopolitica, che è un campo che a me interessa molto. D'altra parte va anche detto che questo stato di cose è anche dato dal fatto che gli Stati Uniti hanno investito una quantità di risorse, di denaro enorme, soldi pubblici no, nel, nello sviluppo tecnologico, che la Cina può replicare con i suoi mezzi, ma l'Europa, che alla fine quando si parla di Unione Europea è un consesso di stati, non è un'entità unica. Con un, suo, no? con, una sua, eh sì. con un suo potere sovrano di investire, fa molta più fatica e i singoli stati europei non hanno questa potenza di fuoco a livello di investimento in tecnologie. Ma volevo cogliere un attimo il discorso che tu dicevi appunto delle società private, perché eh, in un'intervista che tu mi hai consigliato di vedere per la nostra intervista e che okay. metterò in descrizione perché è molto interessante, l'intervista al filosofo Luciano Floridi, eh, si parla del fatto di come eh, il digitale, in generale diciamo così, il mondo dell'infosfera, che ha molto a che fare con l'intelligenza artificiale, abbia, eh, con questo mondo abbiamo praticamente delegato a delle aziende private il potere di creare questo spazio digitale nel quale trascorriamo tantissimo tempo e in, nel quale abbiamo iniziato a trascorrere ancora più tempo a causa della pandemia e di questo anno e mezzo più o meno di clausura, forza, più o meno forzata a casa. E questo si lega un po' a quello che tu uh, dicevi, no? Ora tu l'hai messo nel caso dell'inglese, delle aziende private, però cosa ci puoi dire nel rapporto tra appunto. L'intelligenza quanto l'intelligenza artificiale è capace autonomamente di indirizzare il nostro, il nostro mondo inteso anche come immaginario, perché se io passo 8 ore, 10 ore davanti al computer, tra lavoro, pause su Facebook, vivo un po' in una, a me piace proprio la parola infosfera, cioè in, una, in un mondo fatto di informazioni, immagini, video, parole, suoni, musiche. Quanto questa intelligenza artificiale è capace di guidarlo autonomamente, e quanto invece c'è dietro, non, non voglio parlare di complotti, ma ci sono comunque degli interessi privati concreti che non, non necessariamente coincidono con quelli pubblici o più ampi. Non so se mi sono so se ho spiegato la domanda. Sì, no, no, assolutamente. Um, io ti, ti, ti cito. Un esempio uh, proprio eh, eclatante, um, il sistema di riconoscimento facciale dell'FBI, che è stato finanziato dal da governo degli Stati Uniti, ha una capacità di riconoscere i volti dell'87%. Um, quello che ha sviluppato Facebook ha una capacità del 95%, se non sbaglio, quindi è molto più preciso. E eh, l'ha fatto un'azienda privata rispetto a un governo. Sì. Uh, perché? Perché Facebook ha accesso a quello che è diciamo, l'alimento fondamentale di questi sistemi, che sono i dati, ha accesso yeah. a migliaia di foto, con queste foto crea gli esempi per addestrare queste macchine e Facebook ha più dati rispetto a quelli che può avere l'FBI. Eh, e quindi questo la mette in una posizione come dire, di vantaggio. Eh, quanto una società privata che ha lo scopo di lucro può essere? più potente di uno Stato che invece dovrebbe garantire il benessere dei cittadini eh, c'è necessità di limitare questa cosa secondo me un po' sì poi è difficile perché no, non è semplice dire oh, guarda tu questo non lo puoi fare perché comunque danno un servizio danno la possibilità di scambiare delle idee quindi siamo in un campo molto delicato certo. uh, però giganti come Facebook e Google che praticamente sanno tutto di noi anzi per, dire, per dirla tutta forse sanno più loro di noi che noi stessi perché noi magari spesso non accettiamo alcune parti del nostro carattere esatto. ma loro andando, uh, andando noi su internet sanno benissimo quello che ci piace quello che non ci piace anche quando magari noi neghiamo a noi stessi sì. e quindi fanno poi quello che si chiama tecnicamente embedding cioè una rappresentazione numerica della nostra personalità e... Una, una rappresentazione tariani. numerica della nostra personalità cosa sì. vuol dire? Uh, una significa... è, un equazione, un... no, u, u, diciamo una matrice, un vettore, un insieme di numeri che rappresenta, ad esempio, i nostri comportamenti d'acquisto o le cose uh -huh. che ci piacciono. Magari c'è una categoria, questo calcio è associato a me, c'è il valore, non lo so, 70, una scala da 0 a 100. No? Sì. Poi c'è un, un altro argomento che potrebbe essere quello che vuoi, eh, pesca. Ok, c'è cioè magari 20. Mi piace relativamente meno che, che il calcio. Uh, se io ho di queste categorie tipo 6.000-8.000 categorie, e per ognuna c'è un numeretto che mi rappresenta, sì. poi ho questa sorta di anima digitale. Sì. Uh, e poi queste, uh, diciamo, queste matrici di, di numeri che ci rappresentano vengono date ai sistemi per magari targettizzare la pubblicità. E, e tu, tu capisci che se poi la macchina, perché la macchina è deve farti cliccare, quello, quello è il compito, non lo fa con intenzioni malvagie, è programmato per fare questo. Se scopre ad esempio che tu uh, hai un debole per, non so, il gioco d'azzardo, poi ti manda la pubblicità di gioco d'azzardo. Eh, se uno ha una ludopatia, ludopatia non credo che sia tanto, diciamo così, positivo mandare delle, delle pubblicità che ti spingono a giocare o magari dei casino online. Uh, le macchine non lo fanno con cattiva intenzione, la macchina lo fa perché dice "Tu mi devi trovare la pubblicità che piace di più a questa persona" e lei cerca di trovarla, però sfrutta delle debolezze, quindi anche qui siamo in un campo molto, molto delicato di come è... questi sistemi Vai, vai. Sì, no, eh sempre gli esempi della vita eh, quotidiana. Eh... D'altra parte è anche vero che faccio un esempio molto sciocco. Io okay. gioco a scacchi online e con regolarità, però mai mi si proponevano pubblicità di scacchi o cose. Okay. Recentemente ho comprato una scacchiera per la prima volta sono andato proprio in un negozio online di scacchi. Okay. Ho comprato una scacchiera un po' più, diciamo, dignitosa, e da quel momento hanno cominciato a spuntarmi fuori pubblicità sugli scacchi però il mio interesse sugli scacchi mm -hmm. volendo era perché ne parlo con gli amici giocavo okay. quindi di nuovo da una parte c'è questa super capacità e dall'altra poi uno nella vita dell'essere umano la vita proprio chiamiamola carnale per materiale vai sempre a finire in degli esempi dove ti dici ma sta macchina tutto sommato ma fa, o non lo fa <ride> Vabbè, ora era per alleggerire un po', ma sì, sì, chiaramente sì, sì. ciò che dici tu è molto importante. L'altra cosa che ti volevo chiedere è: domanda sciocca, l'algoritmo e l'intelligenza artificiale sono la stessa cosa? È lo stesso mostriciattolo? Um, Quando si parla sempre di algoritmi, no? la allora, nostra vita allora, è guidata dagli algoritmi, gli allora, algoritmi allora, ci sì, dominano. Allora, definizione proprio scolastica di algoritmo: ecco, grazie. Insieme ordinato di istruzioni. Tu è una lista di cose da fare, una lista ordinata: quindi prima fai questo, prima fai quello, e in genere un programma per computer è un algoritmo scritto in un linguaggio di programmazione. Quindi queste istruzioni scritte in un linguaggio che la macchina può capire. Eh, quando noi parliamo di algoritmi, in realtà per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, sarebbe più corretto parlare di modelli matematici. L'algoritmo è quello che definisce poi il modello matematico. È, Capisco che è una cosa un po' tecnica, però diciamo, eh, l'algoritmo è il modo per ottenere l'intelligenza artificiale. Uh, un algoritmo banale è, ad esempio, un... Uh, non lo so, faccio un esempio molto semplice. A 1 corrisponde 2, a 2 corrisponde 4, a 3 corrisponde 6. Qual è la regola che lega il primo numero al secondo? Semplicemente il doppio. Sì. questo è il modello matematico per ottenere questa regola io utilizzo un algoritmo analizzo queste sequenze e dico qual è eh, secondo dico trovami la regola che eh, mette in relazione l'input quindi il primo numero con il secondo numero la macchina lo trova dice è il doppio e questo è il mio modello matematico naturalmente è molto più complesso però di base eh, stiamo parlando di questo quindi algoritmo è un metodo per trovare il modello matematico ecco allora da, dal, dalla tua ottica diciamo più, più tecnica più di più di esperto eh, visto che io invece mi interesso di politica il fatto eh, l'esistenza delle famose bolle sociali no nel senso che eh, passando molto tempo su vuoi facebook vuoi twitter vuoi instagram quello che è questi algoritmi appunto ci propongono un contenuto che è affine ai nostri interessi perché ci conoscono, perché hanno fatto quest'anima digitale nostra, perché ci vogliono vendere cose che ci interessano, che tra l'altro, aperta parentesi, non necessariamente è negativo, nel senso tra le mille pubblicità che io potrei ricevere se ne vedo anche di, di utili e di interessanti per me, rispetto a, vedere, a, a ricevere pubblicità, che ne so, di assorbenti o piuttosto che di cose che non comprerò mai. Assolutamente. Eh, eh... D'altra parte però mi sento anche un po' guidato, tra guidato e spinto, no? <ride> in, una certa, in una certa direzione. Ecco, dalla tua ottica, quanto è grosso questo rischio di rimanere intrappolati in una bolla dove vediamo solo le notizie che vengono condivise dai nostri amici e quindi rimaniamo dentro una sfera di opinioni che abbiamo già, capisci? Di, di opinioni sì, che sì, si sì. autoconfermano creando una specie di cassa di risonanza ma che poi ci dividono sempre di più da chi ha opinioni diverse o lontane. Guarda, questo è un, un problema molto, diciamo, molto sentito, soprattutto ora con questa frammentazione dell'informazione, per cui uno si va a cercare le informazioni eh, da, da solo e in genere si va a cercare quelle che confermano quello esatto. che pensa. E quindi eh, questo, questo è un problema, gli algoritmi di intelligenza artificiale lo, diciamo, lo un po' lo alimentano perché vanno a cercare proprio quello che può interessare, quindi le teorie che possono interessare, Ehm, è più un problema diciamo de dell'infosfera non tanto dell'intelligenza artificiale ma dell'infosfera in generale ehm, guarda io ti posso dire quando andavo all'università compravo due giornali che erano il manifesto e il sole 24 ore bravo eh. Un colpo al era, cerchio e uno alla botte. Che era, diciamo, la, la mia, il mio tentativo di sì. farmi un'idea del mondo da due punti di vista diversi. Sì. Eh, e, e per un po', diciamo, funzionava. Poi, tra l'altro, il manifesto scriveva anche, diciamo, aveva un'enfasi, una narrazione molto bella, quindi era anche divertente da leggere anche se sì. magari qualche volta non ne condividevo l'idea 24 era un po più freddo però magari la notizia era più così più più specifica diciamo due eh, giornali di qualità ma di, di posizioni esattamente eh, ognuno con la propria narrazione e da queste poi tu devi ricavare una sintesi quindi eh, dovrebbero essere un po le persone a evitare di farsi, come dire, ipnotizzare da, dall'infosfera, da, da questi algoritmi. Ma deve essere uno sforzo, diciamo, individuale. Difficilmente può essere fatto in maniera collettiva, cioè di fare un, organizzare un qualche cosa per far sì che non avvenga. Uh, io credo che la scuola potrebbe essere un elemento, da questo punto di vista, molto, uh, molto importante per evitare questo. Uh, per esempio... Fare delle lezioni sulle fake news che a me sembra siano argomenti spesso uh, tralasciati da quello che potrebbe essere un'educazione civica digitale, no? Perché ormai siamo cittadini digitali, quindi anche l'educazione civica dovrebbe essere digitale. E, diciamo, è molto difficile, soprattutto con questa frammentazione e balcanizzazione dell'informazione, per cui noi uh, non abbiamo un canale unico. Prima c'era la RAI, c'era il telegiornale 40 anni fa e vabbè, questo diceva e questa era l'opinione pubblica. Ora c'è questa, questa differenza, questa diciamo, frammentazione per cui ognuno ha, si fa le sue idee e poi è molto difficile trovare gli argomenti per convincere le persone. In genere riesci a convincere quelli... Come dire, più aperti più non voglio dire più intelligenti, però diciamo più, più smart magari che ragionano sulle cose. Tutto spesso le persone invece, semplicemente per principio perché non vogliono dire di aver torto, cercano poi tutta una serie di notizie, magari per confermare Eh Ma è, è appunto qualità. è ben quello il problema. E lo vediamo ad esempio nel caso adesso più lampante che è quello dei, dei, dei vaccini. No? Chi è favorevole e chi è contrario, nel senso che se la lotta la lotta, diciamo se il tentativo di eh, convincere il tuo avversario di opinione lo fai con i dati, vai a finire un genio praio infinito perché l'altro, prendiamo il Novax per dire, sì. data la quantità di cose che si possono trovare in rete. Continuerà a trovare qualcuno, qualche medico di qualche paesello sperduto che però ha la laurea. Ma ha detto che allora, pam, fa il cherry picking, no? si, si sceglie sì, esatto. quello che gli sei e non finisce più. Quindi, alla base, non c'è il fatto di volersi convincere, lasciarsi convincere dai dati, dai fatti, ma di voler usare i fatti e i dati per corroborare una propria convinzione che è, sta, che, che è precedente. I dati io nei Novax o in generale nei chi è antisistema, nei complottisti, eh, non vedo questo tentativo di usare i fatti, eh, eh, di usare diciamo appunto eh, i, i fatti per dimostrare una teoria, ma il contrario, cioè partono già da una teoria che hanno, un, un risultato a cui vogliono arrivare e vanno a cercare i fatti che aiutano questa teoria. Eh, che, che, che ci si fa? <ride> Cosiddetto bias di conferma, eh, allora come ti dicevo prima, una soluzione è nella formazione, nella scuola, eh, perché secondo me diciamo le teorie complottistiche e tutte questa, quest, queste situazioni nascono soprattutto in, negli ambienti più, dirò la parola che va di moda ora, più fragili, culturalmente più fragili, eh, e quindi poi. C'è eh, questo tipo di narrazioni, tra l'altro, poi permette una deresponsabilizzazione, non è colpa mia, c'è un complotto che ce l'hanno contro di me, per cui se io nella vita non riesco a fare questo o questo tipo di problemi, non è colpa mia, ma c'è questo complotto generale di tante persone contro di me o contro il mio popolo, contro la mia, so, la mia famiglia, eccetera, eh, e questo si combatte solo con una cultura, con una apertura mentale rispetto a queste persone che già partono però in, in situazioni svantaggiate quindi è molto difficile uh, dico oltre alla scuola non mi viene in mente qualche altro metodo per cercare di, uh, di diciamo diminuire di uh, rendere meno intenso questo fenomeno lo vedo solo nella La cultura ti dà gli anticorpi per poi non essere influenzato da queste idee perché Quindi poi sono come dei virus, uh, sì. sono, queste idee sono come dei virus, si propagano, esatto, esatto. Eh, poi tu la, la, la dici al tuo amico, a, in famiglia, magari contagia anche gli altri, e poi c'è proprio una propagazione simile al virus. Esatto. Eh, eh, tra l'altro, si, si è notato che diciamo, queste fake news, o comunque queste teorie del complotto, eh, quelle più che hanno successo eh, sembra incredibile, ma sfruttano i canali. Della dopamina del cervello. Se cioè tu quando senti questa idea eh, e ti piace, hai una scarica di dopamina che ti rende più, più soddisfatto, quindi ci vuoi credere perché, proprio a livello fisiologico, neurologico, hai questa sorta di ricompensa chimica di una scarica di dopamina. E questa ricompensa ti arriva dal fatto che probabilmente ti viene offerta una giustificazione a una situazione di fragilità, come hai chiamato tu, di difficoltà nella vita, nel lavoro, nel, nell'amore, nella famiglia, esatto. e tu hai una frustrazione, un qualcosa che ti, ti, ti crea disagio e cerchi una spiegazione facile, comprensibile, veloce e queste teorie qua te la offrono no? appunto non è colpa esatto. tua è il sistema è, è, è Soros, è Bill è, Gates è... Eh, sì, è a Bindenberg esatto i Rothschild eh, c'è cioè, cioè, eh, sem eh, sempre un cattivone no? esatto e poi il cervello scarica dopamina visto non è colpa tua stai tranquillo colpa degli altri quindi... eh, e poi tra l'altro è un processo che si propaga poi cioè, in un c diventa un ciclo mm -hmm ed è molto difficile poi, diventa quasi come una, esatto. una tossicodipendenza interna ed è molto difficile poi da, da smantellare. Quindi c'è la tendenza a volerne di più di questa dopamina. Eh, esattamente, esattamente. A, a e poi, ricercarla. Se tu vedi poi questo uh, fa sì che ci siano poi dei comportamenti aggressivi proprio dei, no, so, dei Novax o degli sì. o proprio perché proprio come chi magari ha dei problemi di con... Uh, le sostanze stupefacenti proprio poi ne ha bisogno sempre di più e ha dei comportamenti poi sempre meno accettabili socialmente. Ok, eh, torniamo un attimo. Abbiamo preso una strada che volendo possiamo, <ride> sì. magari, no, è molto interessante. Volendola possiamo approfondire più avanti. Possiamo fare anche un'altra chiacchierata. Torniamo un attimo sull'intelligenza sull artificiale. Abbiamo detto, ab lo abbiamo accennato per ora. Magari sviluppiamo un po' più mm. il di discorso, cioè le potenziali. La, il la potenzialità di sostituire o meno l'essere umano. Ora, altro esempio pratico. Settimana scorsa avevo un interpretariato in una fabbrica, una vera e propria fabbrica dove si lavora con le mani, con le macchine, non si sta seduti davanti al computer a filosofeggiare su Facebook di infosfera e di, e di teorie di complotti. Ebbene, eh, in questa fabbrica c'erano anche dei robot, dei robot abbastanza avanzati ovviamente per motivi di privacy non, non posso dire niente di più, ma insomma il settore l'automotive, che è un settore qua in Repubblica Ceca molto uh, sviluppato, e ero curioso e ho chiesto informazioni su questi robot, Dicevo, ma, insomma, perché erano fermi? Erano fermi spesso, ma, ma li usate o no? E par non parlando con i responsabili che mi avrebbero dato magari una visione così molto lucidata, no? Molto... <ride> Parlando con l'ultimo degli operai ha detto ma sì ma queste macchine sono costate un sacco di soldi, quando sono arrivate eravamo tutti impauriti, ora ci pigliano il lavoro perché noi facciamo un lavoro manuale, il robot farà questo lavoro qua, come andrà a finire, come non andrà a finire, dopo non so, un anno due anni che ce le hanno ha detto ah per farle funzionare ci vuole quasi più gente di prima perché sì il robot fa tante cose ma va gestito. E B, tra una cosa e l'altra, e si blocca e, e si rompe e cambia il pezzo. E, sì che alla fine della fiera, io sono stato quattro giorni là, non ho visto attivo una volta, eh, erano due <ride> robot grossi che avevano, okay. non funziona, non, magari in altri contesti li avranno usati, però mi è sembrato interessante questo, questo aneddoto e, e ne volevo parlare con te, cioè quest, questo dubbio, questo dilemma che abbiamo, il, la macchina ci sostituirà o no? Allora ehm... Domanda che si propaga da, da tanto tempo, diciamo da quando è stato inventato il telaio forse per fare eh, i tessuti, cioè, ed è nato poi il luddismo. Esatto. Eh, in realtà da sempre la tecnologia ha modificato quella che è la forma della nostra società, quindi il materialismo storico, invento una nuova tecnologia, questa in qualche modo modifica quella che è la società. In cui questa tecnologia viene applicata. Uh, L'intelligenza artificiale è sicuramente una tecnologia che promette grandi modifiche, uh, però, non, non ci sarà un calo dei posti di lavoro. Quello che ci sarà sarà che alcuni posti di lavoro cesseranno di esistere, ma contemporaneamente ne nasceranno degli altri. Uh, quando è stata inventata l'agricoltura la, meccanica, diciamo meccanizzata, quindi con le trebbiatrici o non lo so, con i trattori al posto dei, dei contadini col bue che fa, facevano l'aratro, uh, non è che non c'è stato più bisogno di contadini, c'è stato bisogno di altri tipi di contadini che non, magari non facevano questo, ma ad esempio accudivano gli animali perché la macchina non è in grado di accudire gli animali e Quindi questo tipo di trasformazioni ci sono sempre stati, sempre ci saranno. Uh, un altro esempio: internet, avvento di internet, uh, tante nuove possibilità. Quindi, magari faccio il booking online, non vado più in agenzia per, pre per prenotare un volo mentre più andavo in agenzia, uh, oppure non vado più a affittare una videocassetta perché adesso ho lo streaming online, quindi Netflix, eccetera, eccetera. Eh, non è che sì, non c'è più la possibilità di aprire un negozio di videocassette VHS per affittarle, però sono nati altri posti di lavoro, Ora ci vuole chi programma queste piattaforme, chi fa i siti, chi fa, diciamo, chi dà poi tutte le, le, eh, diciamo, le opzioni accessorie a chi fa queste cose. Quindi se io eh, lavoro da casa, poi ho bisogno dell'installatore che mi installa internet a casa, eccetera, eccetera, quindi più o meno i posti di lavoro si compensano. Quello che cambia e su cui si deve fare un ragionamento un po' più, diciamo, cautelativo è di trovare dei percorsi per quelle persone che sono magari già avanti negli anni per, per i quali magari il loro lavoro sarà fatto da una macchina. Allora, è difficile che si possano, eh, come dire, ripensare un nuovo ruolo, soprattutto se sono avanti negli anni e quindi sono magari prossimi alla pensione di fare un'altra cosa. Su que eh, per questa minoranza di persone si devono pensare dei percorsi di uscita graduale dal mondo del lavoro, diciamo con degli ammortizzatori sociali. Però dico, è un problema non tanto, non tanto grande, un problema che riguarda una diciamo, porzione di persone che sicuramente devono essere tutelate, ma che non è tale da, diciamo, da, 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 da creare degli scompensi sociali. Come dicevi tu, anche lì... Uh, per far funzionare quelle macchine ci vuole più o meno lo stesso numero di persone quando non ci sono le macchine. La differenza è che io utilizzo lo stesso numero di persone, però magari la produttività aumenta invece di fare, dico, una sciocchezza, 20 macchine al giorno, ne faccio magari 30 con lo stesso numero di persone utilizzando quella macchina. Quindi aumento la produttività, le persone più o meno restano uguali e le, magari le macchine costano di meno. Quindi, poi riduco i costi e c'è un benessere diciamo diffuso per la società. Beh, È un po' nel piccolo anche il mio, il mio caso concreto, nel senso che io ho cominciato il lavoro di traduttore 16 anni fa, quando già esistevano questi software, ma erano in stadio, diciamo, embrionale e io non li usavo e la quantità di cose che potevo tradurre all'epoca rispetto a oggi chiaramente era molto più bassa, c'era più rischio di fare errori perché era tutto diciamo tradotto manualmente, quindi da un testo dovevo... Eh, quindi oggi sì, il software a volte mi, mi viene il dubbio, ma mi sostituirà perché comunque tante volte riesce a scrivere davvero delle traduzioni quasi accettabili. Dall'altra vedo che la mole di lavoro in realtà aumenta proprio perché grazie al software sono in grado di produrre più pagine rispetto a quanto ne, non ne potevo fare in passato. Però, ecco, per tornare all'esempio che dicevi tu delle, pers delle persone potenzialmente più a rischio ci sono anche miei colleghi che vuoi per l'età, vuoi per una loro magari inattitudine tecnica, preferiscono non usare questi strumenti o sono scettici o non, non li amano e si trovano effettivamente un po' limitati nel lavoro, eh, perché so, oggi sono strumenti che stanno prendendo sempre più piede e se non li usi hai un piccolo deficit professionale. No? Esattamente, vi eh, ricordo un'intervista a Eric Topol, che è un sì. medico statunitense, diciamo, molto, sì. che tra l'altro, per ora eh, ci, ci, ci dà sempre notizie sulla pandemia nei, negli USA. Ehm, che, ha, che ha scritto un libro che si chiama Deep Medicine: proprio dell'applicazione di intelligenza artificiale alla medicina, e lui conclude che l'intelligenza artificiale non, sostitu non sostituirà i medici ma i medici che utilizzano l'intelligenza artificiale sostituiranno i medici che non la utilizzano, perché saranno mm. più produttivi, più precisi. Uh, quindi l'intelligenza artificiale la si deve vedere sempre come un supporto, come un aiuto, mai si dovrebbe, secondo me, demandare all'intelligenza artificiale di prendere delle decisioni e poi dire ok, l'ha detto l'intelligenza artificiale, faccio così. Quindi mm. il potere decisionale deve essere... Sempre umano, tranne casi diciamo più banali, ma quando parliamo di eh, diciamo decisioni importanti, deve essere sempre l'essere umano ad avere l'ultima parola. L'intelligenza artificiale ti può aiutare perché, ti, come nel, nel caso della traduzione, ti propone una traduzione, tu poi con la tua intelligenza, con la tua perspicacia, valuti questa proposta e dici: Ok, mi va bene, oppure no, guarda, è scritto una cretinata, la devo cambiare perché, però, dico eh, diciamo l'essere umano è al momento ancora centrale è quello che propone anche il filosofo Floridi di cui parlavamo prima lui nella sua intervista ha detto una frase che mi ha colpito dice non è l'uomo che si deve trasformare in macchina ma è l'uomo che deve gestire la macchina l'obiettivo finale è, è appunto perché il rischio è di scivolare invece nella tentazione di, di diventare anche noi delle macchine delle, perché nel momento in cui tu deleghi la tua vita, le tue decisioni alla macchina ti sei trasformato quasi in macchina perché stai facendo quello che ti ha detto la macchina, no? è, è un problema molto concreto l'utilizzo, ad esempio, del, dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, soprattutto in Italia. Mm. Uh, tu sai che nella Pubblica amministrazione italiana in genere c'è una tendenza alla deresponsabilizzazione, mm. c'è una sorta di eccessiva burocratizzazione, perché non si vuole sbagliare uh -huh. uh, e ci sono delle, diciamo, delle correnti che propongono di far fare tutta l'intelligenza artificiale così se sbaglia non ha sbagliato la persona sì. ma ha sbagliato il computer quindi non è colpa di nessuno uh, questa visione è molto diciamo, uh, molto pericolosa perché sì. io non lascerei mai decidere un qualcosa totalmente all'intelligenza artificiale come dicevo prima è un supporto ti fa una proposta, ma deve essere l'essere umano che ha l'ultima parola. Uh, per esempio, c'è una polemica adesso su Amazon: non si capisce mai quando tu magari devi fare un reso se stai parlando con un intelligenza artificiale o con una persona reale perché ormai queste chat sono così, uh, diciamo, così brave, soprattutto nella prima fase per cui. Magari prima c'è l'intelligenza artificiale che conversa con te, poi quando capisce che non è più in grado di fornire delle risposte accurate, passa la chat all'operatore umano. Um, a me, per esempio, piacerebbe molto sapere quando sto parlando con una macchina o quando sto chattando con una macchina e quando con un operatore umano. Secondo me, per legge dovrebbe essere noto alla persona, perché altrimenti <ride> diciamo, abbiamo un problema anche di, eh, come dire di alienazione, Cioè, magari sì. ti parli un'ora con una macchina e sì. pensi che stai parlando con un essere umano, quindi è, sì, è, sì. è strano. E poi se il reso deve decidere una macchina, quantomeno che io lo sappia se me lo accettano o no, no? Certo. <ride> le cose che scrivo, per, sì. per tornare al discorso dell'amministrazione, ho letto di proposte anche nel campo giudiziario che mi sembrano ancora più pericolose, proprio per il discorso per cui, non so, una volta avevo letto un articolo dove si diceva... In, penso riguardasse gli Stati Uniti ma non sono sicuro, da una statistica si erano presi dei, casi, dei crimini simili no? di persone che hanno commesso crimini simili in vari stati degli, degli Stati Uniti credo era e si confrontavano le pene come a dire guarda che questo tizio per la stessa cosa ha preso due anni quell'altro come a dire sì. l'essere umano il giudice non è capace ma non sare non e qualcuno in risposta a questo diceva: allora deleghiamo alla macchina perché la macchina gli dà i parametri. Il reato di furto con scasso, fatto così, cosà, così, cosà, deve avere come pena tre anni e cinque mesi. Tac, è la regolina e la macchina l'applica. E qualcuno dice: Così è più giusto perché che tu lo faccia nel Delaware o in Montana o nel Texas, prenderai la stessa eh, pena detentiva. Però, d'altra parte, è inquietante l'idea che a decidere di una pena sia una macchina. E, e tra l'altro la macchina ha un, diciamo, una visione molto discriminatoria, più di un essere umano. Cioè, la macchina tende a essere più razzista di un essere umano. Io ah, questo preparato... è Spiegaci un po'. Guarda, aspetta, Mi presento una una slide che avevo preparato proprio, aspetta, vediamo se la riesco a beccare, allora, ok, lo share, faccio vedere, questo è un problema tecnico che hanno uh, questi sistemi, um, uh, vedi la slide? Sì, oh, no. sì, sì, sì okay. la vedo. Tecnicamente si dice che le, le, i sistemi di intelligenza artificiale con la tecnologia di oggi eh, non sono in grado di identificare dei rapporti di causa-effetto, ma solo delle correlazioni. Questa è una cosa tecnica, ora ti, ti spiego meglio cosa, cosa vuol dire. Eh, se io guardo questi, queste due linee, questo grafico, vedo che all'aumentare della vendita dei gelati si ha un aumento degli incendi. Mm -hmm. eh, questi due fenomeni sono correlati, cioè variano assieme. Quando uno cresce, l'altro cresce. Certo. Ma non sono in rapporto di causa-effetto. Cioè, non è che se io vendo più gelati, allora certo. ci sono più incendi. In realtà, entrambi questi fenomeni sono legati a un altro fenomeno che qui non è rappresentato, che è la temperatura. Quindi certo. quando, quando aumenta durante l'anno la temperatura, quindi maggio-giugno aumento quella che è la vendita dei gelati e c'è un maggior rischio di incendi o c'è un maggior per rischio, c'è un, un maggior numero di incendi, cioè. uh, una macchina invece, non è in grado di fare questo tipo di ragionamento, perché, come dicevamo prima, non, ha un, non riesce a contestualizzare. Lei cioè. vede che quando aumenta la vendita dei gelati, aumentano gli incendi, allora potrebbe dire: Vabbè, non vendiamo più gelati così, non ci saranno più incendi. Quindi ha <ride> Vieta la olive dei gelati, quindi distrugge un settore economico. Sì. B. Non frena gli incendi, perché comunque continueranno, perché le due variabili non sono in rapporto di causa-effetto. Sì. Uh, cosa significa questo? Questo significa che, se uh, per una proprietà statistica io vedo che la maggior parte dei reati le fanno le persone con i capelli biondi, allora la macchina dirà: Se hai capelli biondi, è più probabile che tu sei un delinquente. Fa questo tipo di relazione mentre quella è una casualità statistica per cui magari se sei in Svezia sono tutti biondi rispetto alle persone con i capelli scuri quindi la maggior parte dei reati sono realmente compiuti dalle persone con i capelli biondi cioè. ma non è che avere i capelli biondi causa l'essere un delinquente poi magari cioè. le cause possono essere altre diciamo uh, la macchina no, quindi se poi va a processo una persona con i capelli biondi e sei in Svezia, magari quella macchina dice ma questo secondo me è più probabile che sia colpevole non che sia innocente. Ora io l'ho semplificata sì, molto, in realtà sì, è un sì, po' più sì, complessa, sì. però è questo. Quindi le macchine in realtà sono razziste da questo punto di vista, perché si basano su una correlazione. Anche noi, diciamo, un attimo che tolgo la presentazione, anche noi, tendiamo a fare questo tipo di associazioni. Uh, la mia macchina l'ha rubata non lo so, un tedesco, ergo i tedeschi sono tutti delinquenti. Mentre la prima parte è reale, cioè la macchina mi ha eh, rubato un tedesco, la seconda parte la, non è reale, non è che tutti i tedeschi sono delinquenti. Cioè. Sono stato sfortunato, ho trovato un tedesco delinquente. Uh, la macchina, siccome si basa sugli esempi, come dicevamo prima, tende invece a ragionare in questo modo. Quindi io mai darei diciamo, il potere di giudizio a una macchina di questo tipo, perché ha questo tipo di limitazioni tecniche, che se uno diciamo, eh, ci lavora allora le conosce e le evita. Però quando questi strumenti, eh, che ormai un po' sono sulla bocca di tutti, poi vengono presi per, come dicevi tu, limitare quella che può essere la discriminazione, ma invece chi l'ha proposto non sa come funziona e quindi in realtà la aumenterebbero che non riescono a contestualizzare dici sì, bene che c'è un rischio che non è legato alla macchina ma a una cattiva implementazione di queste tecnologie sì. allora io adesso vorrei arrivare a un tema a passare un po più alla filosofia okay. in senso più ampio perché io vivo a Praga anche tu sei stato qua ed è la città del golem no? quindi e come tutte le grandi storie, le grandi leggende, c'è dietro una, così, un insegnamento profondo che ci interessa. No, il golem è un po', volendo, l'intelligenza artificiale, cioè una cosa creata dall'uomo, potentissima, che nel momento in cui l'uomo ne perde il controllo, non sa più bene come gestirla, gli si può ritorcere contro e nella storia del golem l'unico modo per rimettere le cose a posto è riprendere il controllo. Del Golem, cioè levargli quell'autonomia se vogliamo mm. che per un incidente nella storia del Golem gli era stata data. Un altro romanzo molto famoso che tratta un tema simile, se vuoi, è Frankenstein, e ce ne sono tanti di esempi così, nella letteratura, nella mitologia. Così la curiosità c'è, e chiaramente non mi aspetto che tu ci dia una risposta perché suppongo non ce l'ha nessuno. Questa risposta, però, quanto che che possibilità ci sono che la macchina, intesa proprio come intelligenza artificiale, arrivi a prendere coscienza di sé? Nel senso che se, se c'è una cosa che distingue noi esseri viventi da una macchina, ma volendo anche da forme animali più semplici, è la coscienza di esistere, no? di essere un'entità con una propria libertà decisionale. Eh, la macchina non la ha questa libertà. L'avrà, riuscirà ad acquisirla, arriveremo a Hall di Odissea nello spazio. E, e cioè, è, se, mi, vorrei anche capire se è proprio tecnicamente ipotizzabile che un aumento della sua efficacia, della sua potenza di calcolo possa fare ad un certo punto un balzo, oppure avremo sempre macchine sempre più potenti, sempre più potenti, ma che rimangono comunque dei server. Degli schiavi, per dire una parola brutta, cioè io do un comando e quello fa cosa gli dico. Se do un comando sbagliato, farà una cosa sbagliata e viceversa. Domandone da un milione di dollari. Mamma mia, mamma mia. Però allora, tu sei eh. più addentro di noi nel settore, magari ci puoi dire un po' co cosa si dice, ecco. Ecco, sì, sicuramente non ho la risposta. Io posso dire. <ride> che, eh, quelli che sono alcuni punti di vista in questo senso. Mm, allora, prima di tutto bisognerebbe capire come funziona il cervello umano e quali sono, diciamo, le caratteristiche, che ancora noi non conosciamo. Ci um, Sono due le ipotesi, fondamentalmente. L'ipotesi più materialista vede come il cervello umano come un aggregato di neuroni che potrebbero essere simulati da una macchina in realtà però questi neuroni sono tantissimi adesso mi ricordo il numero se sono 80 miliardi una cosa del genere eh, o un numero ancora più grande e, e al momento non esiste una macchina in grado di rappresentare tutta questa complessità computazionale um, se però Teniamo conto di questa teoria materialista, eh, diciamo che siccome il cervello eh, sono delle unità di calcolo, appena avremo la tecnologia in grado di rappresentare questa grandissima eh, unità di calcolo che è il cervello, allora potremmo creare una macchina che è cosciente, che pensa, eh, fa la cosiddetta metacognizione, quindi pensa relativamente al proprio pensiero, cioè pensa a, cosa, a, a quello che pensa, eccetera, eccetera. Um, c'è poi un'altra visione che è diciamo, quella meno materialista e dice no, il cervello ha qualcosa che va al di là della semplice, del semplice aggregato di neuroni. C'è una qualche regola, una qualche funzionalità che non basta mettere tanti neuroni assieme eh, perché c'è qualche cosa in più e noi dobbiamo scoprire se ci riusciamo, forse non ci riusciamo mai questa cosa in più, fino a quando non scopriremo questi meccanismi, allora non sarà possibile creare un'intelligenza artificiale. Eh, e poi c'è la teoria ancora più, diciamo, più idealista, per cui no, perché il cervello comunque ha un'anima che non possiamo rappresentare materialmente, quindi eh, non, non riusciremo. Um, quindi questi sono diciamo, i tre punti di vista, quindi sarà possibile, forse sarà possibile, e impossibile. Uh, molti dicono che uh, non basta dare alla macchina delle capacità di ragionamento perché parte della nostra intelligenza, della nostra perspicacia è legata anche a dei fattori emotivi, alle nostre emozioni sono, spesso sono le nostre emozioni che ci spingono a fare delle cose che poi si rivelano corrette da un punto di vista poi pratico Ehm no? um, e questo, diciamo, dotare la macchina di emozioni è ancora molto più complesso. Eh, per andare ancora più in là dovremmo dotare la macchina di soprattutto di bisogni, che c'è cioè, il detto il eh, bisogno aguzza l'ingegno, finché questa macchina non avrà bisogno di vivere, non vorrà vivere, non si autogestirà, non si automodificherà per vivere. Perché la macchina non è a coscienza, e quindi non, non le interessa se io spengo il computer o no. Uh, questo bisogno, avere dei bisogni, avere bisogno di magari, non dico nutrirsi, ma di accedere a delle fonti di energia, che però gliele diamo noi, uh, diciamo, se non c'è questo non può esistere intelligenza. Mm -hmm. Noi siamo il prodotto di milioni e milioni di anni di evoluzione e noi siamo quello che siamo da, diciamo, perché dobbiamo risolvere un problema, che è quello di vivere. Quindi tutto quello che facciamo, tutti i nostri, la nostra intelligenza, i nostri sensi sono stati, eh, diciamo, costruiti, crea creati, diciamo, si sono evoluti per risolvere questo problema fondamentale, che è la sopravvivenza. La macchina non ha questo bisogno, non vuole sopravvivere. Quindi è difficile che possa avere delle caratteristiche simili a quelle dell'essere umano. Certo. E tu sappia nelle tue letture sei mai incappato in esempi di comportamenti autonomi oppure indizi di comportamenti autonomi scelte autonome delle macchine oppure finora si è sempre trattato di risposte appunto meccaniche a degli input degli ordini delle istruzioni no sono sempre delle risposte meccaniche mm. um, anche se spesso sono così Diciamo belle, così affascinanti che sembrano quasi ideate da un'altra un persona, in sì. realtà sono se, delle funzioni matematiche, e eh, quello che esce fuori è un prodotto matematico. Quindi somme, moltiplicazioni, poi ti esce fuori quella cosa che sembra una frase bellissima, ma sì. che è il prodotto di questo. Quindi, no, al momento non, non c'è questo, è, è semplicemente un meccanismo. Ok, bene. Boh, io non so se hai altre cose che volevi dire, uh... altre slide, informazioni, anzi sai cosa, ora metto un attimo in pausa. Allora Gianfranco, io direi che abbiamo esaurito tanti argomenti molto ampi, ampi e profondi. E magari in conclusione se ci vuoi dare qualche consiglio per chi volesse approfondire, qualche suggerimento di lettura? Sì, um, faccio condivido la copertina di un libro che consiglio, che è Deep Medicine di, di Topol, uh, dove diciamo c'è un'introduzione non tecnica su quella che è una delle. Frontiere più interessanti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale applicata alla medicina, dove eh, si, si prevede, soprattutto si spera, che con l'avvento e con la, diciamo, le potenzialità di questa tecnologia si possa eh, curare meglio, curare più in fretta e curare tante malattie che ad oggi, mh, diciamo, sono difficilmente curabili. Quindi, questo è, io credo, uno dei, degli aspetti più positivi. Eh, delle tecnologie in generale, della tecnologia di intelligenza artificiale in particolare, per cui il diciamo, maggior benessere per tutti, la maggior tutela della salute per tutti. Sì, tra l'altro mi viene da pensare perché eh, Topol è un cognome cieco in realtà. Topol eh, eh, vuol dire, in cieco è, vuol dire pioppo. E, e perché lo dico? No. Perché spesso il traduttore automatico, siccome ah, molto okay. spesso i cognomi ciechi... Eh, corrispondono a parole di oggetti animali oppure strumenti e molto spesso il uh, software non capisce che è un cognome e mi traduce ad esempio in questo caso mi potrebbe tradurre Enrico Pioppo cosa che <ride> succede spesso comunque per concludere allora non dobbiamo temere l'intelligenza artificiale dobbiamo essere cauti nel delegare come dire, la nostra vita nelle mani dell'intelligenza artificiale, ma al tempo stesso essere fiduciosi nelle capacità di uh... Ci sei? Ci sei? Sì, eh, sì. mi senti? Ah, sì, ora sì, ti ho visto un attimo congelato. Uh, sì, 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 sì. sì, sì. Ah, Vabbè, volevo sì. fare una chiusura, non so fino a dove mi hai sentito. Eh, fino a, praticamente, di non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale, okay. ma non dobbiamo, diciamo, affidare. Ecco, allora, magari se vuoi, se vuoi farlo invece tu questo, così, oh. com, come direi, sì, sì, potrebbe essere la chiusura, no? Come approcciare, come, come prenderla? Riassumendo un po' tutto quello che ci siamo detti, sia della stupidità, ma anche della potenzialità, ad esempio, nella, nella salute, così. Se potessi fare un... Per sì sì va bene eh, parto ora o vuoi sì allora ti, ti do io il lancio ti do, okay, ti do il va lancio bene. Va bene. allora Gianfranco eh, io direi che possiamo chiudere questa bella chiacchierata ci hai dato un ottimo consiglio per approfondire e come possiamo, come possiamo chiudere tutto questo discorso Co cosa ci consigli? Ecco, da un punto di vista di approccio nostro a una tematica così, così interessante e anche un po' inquietante? Eh, allora, il mio consiglio è quello di vedere questa tecnologia come, cioè non aver paura di questa tecnologia, eh, ha delle grandi potenzialità, ma deve essere gestita, non può essere lasciata diciamo, in autonomia, deve essere usata come supporto per le decisioni umane e non come diciamo, eh, delegare le decisioni a una macchina. Se utilizzata in questo modo, sicuramente ha uh, grandi vantaggi in, tu, in, genere, in tutti i campi, in particolare come ho detto nella medicina, ma anche diciamo nella quella che potrebbe essere la pianificazione uh, politica o di, per la tutela dell'ambiente. Però deve essere sempre gestita dall'essere umano che è l'unico in grado di andare a contestualizzare e vedere se quello che propone la macchina è fattibile o meno. Quindi per riassumere con una battuta potremmo dire che deve rimanere un supporto all'essere umano e non un surrogato dell'essere umano Sì, sì, confermo perfetto. Va bene perfetto. Ok, grazie mille e grazie. spero che avremo occasione più avanti di fare un'altra chiacchierata sui temi che ci interessano e, Perfetto e, Ok Bellissimo. Con molto piacere. Okay, ciao. Un saluto in Sicilia. Dov'è che sei esattamente? Eh, provincia d'Agrigento. Ah, di bellissimo, bellissimo. Ok. Ah, Buona giornata. <ride> ok, anche a te. Ciao. Ciao, ciao.